Testa in diretta, ottimo. Chi è questo signore? Il nostro eccelso Matteo Di Assistente. Delio che risponde al Punitelo, 363-131. ma punitelo, perché la signora va ospitata. Maria Luisa, devi pazientare perché siete tantissimi, Stanotte siete ci parliamo. Avvocati. Lo so che siamo in tanti di notte. Allora, facciamo una cosa, Maria Luisa. Siccome mi hanno dato per tutta la vita, mezzanotte apriamo il programma con Maria Luisa. Di okay. Lo va so. Bene? Arrivederci Maria Luisa. Grazie, andiamo ciao, a Milano. Ciao, a Maria Luisa. Andiamo a Milano dove c'è Davide, già collegato con noi. Buonasera, Maurizio, ma è arrivata lì, no? Quando lei mi ha chiesto il cognome, non ho capito perché me l'ha chiesto. Chissà se è caduta la linea casualmente o di proposito, no? Pensavo toccasse a me, invece poi avete coinvolto un secondo per un terzo spettatore e mi avete chiuso. Grazie comunque, me l'aspetto, visto che ci sono altri 10 minuti, ma chissà magari... Buonasera. Allora ti auguriamo una buona serata e anche un buon lavoro, va bene? Grazie mille. Ciao grazie Davide da Milano, andiamo da Cerra. Laura, buona serata, benvenuta, ti sento. Ciao ragazzi, buona serata. Come ciao. Stai Laura? Bene, bene, io sto bene. Che bella voce che hai. No. Grazie, grazie. Cosa fai nella vita da Cerra? Io sono farmacista. Attenzione, ma stai chiudendo o hai già chiuso la farmacia? No, io diciamo sono tornata a casa un'oretta fa perché ho finito il mio turno da stamattina okay. E poi ritornerò domani. Aspetta un attimo perché se la ridono qua Andrea e Roberto, perché me la ridono? Niente, non ho mai pensato, sto guardando sempre te dall'inizio del programma, no? Detto, fammi girare un po', guardare un po' Arduino. No, questa è una bugia, di la verità, perché ridere? Fai ridere. Allora, io se ho riconosciuto bene la voce di là. Ah, ecco. Quindi la bellissima maglietta che indossa questa sera è un regalo, è un regalo, è un suo regalo. È vero? Anche a me, bellissimo. È verissimo, l'ho regalata anche ad Andrea, a tutti e due. Ma come avete fatto a riconoscerla?